spirito seduto, aiuto! Hai visto? Ma l'hai visto? L'hai visto, Auri? Ma che non cosa? Ridere, ma non cioè... c'è niente, ma che cosa c'è? Che c'è? No, mi state prendendo in giro. Che cosa, dimmi? Sì, io ho visto uno spirito lì seduto. Auri, vedi qualcosa tu? Ah? Infatti, ma scusa, ma mamma, ce la fai? Aurora, ma come mai sei così elegante? No! Ciao a tutti intanto! Oggi faremo un regalo alla mamma! Lo sai che cosa dobbiamo regalare alla mamma per Halloween? Una cosa non è mostruosa, è mostruosamente... Per fare ridere! No, è mostruosamente intelligente questa cosa! Però anche per fare ridere! Sì, la faremo anche ridere, però prima la facciamo spaventare un po' alla mamma. Abbiamo preso per la mamma un robot che riesce a pulire a terra e a lavare a terra. Vuoi prenderlo, Aurora? Sì. Prendilo, così lo facciamo vedere. Eccolo! Guarda, dammi un attimo, vado a tutti. Guardate un po'. Questo qui riesce a prendere tutti i peli di sprizzi e lo può usare anche una bambina, vero Auri? Anche Noemi. Anche Noemi? Vediamo, mettilo a terra. Noemi, accendilo tu, va. Vediamo se anche i bambini piccoli riescono a usarlo, vediamo. Bravissima Noemi! Secondo voi cosa serve? Che cosa? Questo. Il robottino? Secondo me va ad agevolare il lavoro della mamma, che ogni volta dice: ah, mi fa male la schiena, devo fare il pilates, devo fare il girotondo. Io lo so. Sai che lui anche sa essere immobile? Veramente? Pazzesco. Quindi lo sapete cosa faremo noi? Organizzeremo, grazie al nostro amico Bagotta Cavarobot, il nostro scherzo alla mamma. Scherzo da lui. Siamo pronti? Sì! Sì! E scherzo sia! Cavarobot Bagotte in azione! Mi raccomando, cosa importantissima, se volete fare un regalo, la Cavalieri Family oggi vi dà l'opportunità di usufruire di un codice sconto che trovate giù in descrizione. Prima di regalarlo, fate come noi, fate uno scherzo alle vostre mamme, alle vostre nonne, ai vostri zii, ai vostri papà, a tutti! Adesso andiamo! Ma che è quello? Un coccodrillo? Andiamo, andiamo. Non è che mi devo spaventare io, devo spaventare la mamma. Ho paura del coccodrillo. Ora faccio avere paura la mamma però. Andiamo. Veramente, vogliono organizzare la festa d'Halloween e io sempre a pulire briciole, peli, cioè un disastro, poi questa scopa ci metto una vita. More, more dai, cioè veramente svegliamoci. Mamma. Auri, mi vuoi dare una mano per piacere? Anche tu, scusa. Auri, dobbiamo finire di pulire per terra. Passala tu la scopa, forza, cioè veramente. C'è una giornata che pulisce a terra. Ma prendiamola, prendo io la palette. Dai, dammi questo. Va, madonna mia. Dobbiamo fare l'allestimento. Sarà altro che festa qua. Siamo indietro qui. Papà, poi dobbiamo colorare questo. Certo, amore, dai, sbrighiamoci. Siamo indietro, dai. Madonna, ma quanta roba c'era a terra, scusa. Un macello, meno male che mi sta dando una mano lei. Belle queste cose. Guarda che tempo. Belle decorazioni, mamma. Eh sì, non ho il tempo di sistemare, dai, su. Vabbè, Auri, finisci di passare la scopa di là, per piacere. Mamma. Vabbè, ora metto a posto, dai, metto a posto un attimino qua. Oddio, oddio, ma che cos'è quello spirito seduto? Aiuto! Oddio, amore, ma l'hai visto anche tu lì? Hai visto? Ma l'hai visto? L'hai visto, Auri? Ma che non cosa? Ridere, ma non cioè... c'è niente, ma che cosa c'è? Che c'è? No, mi state prendendo in giro. Che cosa, dimmi? Niente, io ho visto uno spirito lì seduto. Auri, vedi qualcosa tu? Ah? Ma scusa, ma mamma, ce la fai? Ma sicuramente la mamma è presa da Halloween. Ma tu vedi qualcuno lì? Io l'ho visto. Laura, cioè... eccolo, ecco. Anche mia figlia mi prende in Scusate, giro. Scusate, c'è quella roba lì? Ma no, ma dai, ma avevo appena pulito. Ci vai sopra con i piedi. Amore, madonna, prendi la scopa e lo levi, dai, ma su. Ma dai, ma così non ci sbrighiamo più, però. Dai, è tanto semplice pulire a terra con sì, la scopa. Guarda, che poi sparpagliate tutto, dai. Addio, 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 addio. Ancora, l'hai visto? Cosa, amore? Non l'hai visto? Ma oggi che ha la mamma? Che c'è? Io l'ho visto. Puoi andare là con la telecamera per sì, piacere? Che c'è? Che c'è? Io che ve c'è? Lo giuro, io l'ho visto. Ma ho visto cosa? Lì, ma mi dici? Fantasma. Auri, vedi qualcosa qua dentro? No.
non c'è niente. Allora, quindi io sono pazza, scusate. Amore, mi sa che l'Halloween va un po' alla testa. Quindi io sono pazza, vabbè, ho le antenne oggi, ma non sono pazza. Ah, ma sprizzi forse, vero? No, non è sprizzi. Non vabbè, è sprizzi. Vabbè, scusate, ci sbrighiamo che già è tardi. Sì, ecco, appunto, mi state facendo perdere tempo. Dai, che dobbiamo andare a fare dolcetto e scherzetto. Ma no, non è che magari la casa è spiritata, noi non lo sappiamo. Ma che dici? Dì, Lauri. Che dici? Mamma, cucù, ma ce la fai? Vabbè, continuiamo a sistemare, dai, sennò altro che festa. Aspetta, di Halloween. Mettiamo la telecamera così. Ah, ok, così mamma è più tranquilla che si vede quale cosa. Ma guarda che c'era, io l'ho visto lì nell'angoletto. Ciao, ciao, amico questa? Fantasma, ciao, ciao. Non era questo? Non era questo? Non era questo? Ma mamma è un disastro. Scusaci, ma io, Aurora e Noemi dobbiamo andare un attimino di là a organizzare una cosa. Per organizzare Halloween. Mi auguro la festa, perché mi state abbandonando come al solito. Ancora con la scopa stai? Scusate, ma guarda, lei sta riprendendo a fare merenda, ora fa le briciole. Vabbè, dai, mamma, cioè, guarda, sai che ti dico? Guarda. 3, 2, no, 1. No, dai. Tutta a terra, devi spazzare a terra sempre. Vabbè, dai, su, andate per piacere. Andiamo, Auri. Andiamo di là che andiamo a preparare una cosa per Halloween. Vabbè, dai, forza, di là. Stiamo per preparare lo scherzo per la mamma. Gli daremo questo regalo, però prima si deve spaventare. Siete pronte? Sì. Stiamo per fare lo scherzo alla mamma. Secondo me la mamma ancora sta spazzando a terra, dovrà lavare. Però Aurora non lo sa che adesso c'è il robottino fantasma. È bellissimo. Puntiamo la telecamera nascosta e becchiamo la mamma. Sono la strega. E io lo stregone. Fatti 5, Auri. Fatti 5, Emi. Ma non mi chiamo Aurora, mi chiamo strega. Andiamo, Auri. Qui lo sapevo, guarda che finiva così come al solito. Perché finisce sempre così. Io solo a pulire, loro di là a fare le loro robe e a giocare. Finisce sempre così. Oddio, ma allora cos'è quella roba che si muove? Allora è tutto vero. Aiuto, 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 sta venendo verso di me. Ecco, 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 sta venendo verso di me. Aiuto, vero. Aiuto, aiuto, amore. Amore, salvo, bimbe, aiuto, aiuto, aiuto. Salvo. Andiamo, andiamo. Bimbe. Ma è uno scherzo, mamma! È un regalo! No, è un regalo per te, per Halloween! Lo voglio scartare! Lo ora mi è scartare. Tornato il sorriso! Adesso lo metto in pausa! Mettila in pausa, dai! Hai visto che brava? Ma quindi era tutto finto! Dai, scartatelo su! Dai, fammi vedere, Audi, che cos'è? Oh. Avevate architettato tutto benissimo allora! Sì, eh? sì! Ma grazie, finalmente una cosa che mi serve! Un robottino per pulire! Ah, ma allora è proprio semplice da utilizzare! Ma che ti sembra, mamma? C'è anche il telecomando! Non hai capito, lo sa usare già Aurora, da sola! Mi aiuterà a lavare per terra anche? Lava? Mamma, ma non hai capito? Mentre tu stai a divertirti con le tue bambine e con tuo marito a fare le coccole, lui fa tutto per te! Wow, questo è un super regalo per Halloween! Nonostante il mega scherzo, ok? Però vi perdono, va bene, dai! Ah, quindi pulisce per terra e anche lava, fa tutto. E quindi mi manca un supporto. Come fa a lavare, scusami, è qui, è qui. Ma ti sembra che non c'è? Ah, con questo, ok. C'è uno straccetto qua dietro. Si inserisce l'acqua qui, acqua e detersivo, e si aggancia qua con un click. Ed è pronto in questo modo anche per lavare. Ma è stupendo questo bagotte, fantastico. Va bene, va bene, sono proprio contenta. Grazie a tutti. Cosa? Ma certo, si può anche giocare. Uno si può giocare nel frattempo pulisce, è normale. Guarda, pulire. Guarda che cumulo di peli che ce l'ha. Vuoi vedere come lo tira, mamma? Vediamo. Mamma, vuoi vedere che pulisce i peli di sprizzi? Vediamo. Hai visto, mamma? È davvero tutto pulito finalmente, fantastico. Sono veramente contenta nonostante la paura. Sono veramente contenta. Va vabbè, bene. A me fa più paura un'altra cosa, guardate. Aurora da piccola. È troppo dolce. Comunque, dai, mamma.
Ti è preso un po' di paura, eh. Sì, un po' di spavento, sì, per questo Halloween che ancora non è finito, ok? Quindi mi raccomando, seguiteci sul nostro canale, iscrivetevi a Cavalry Family e mi raccomando, commentate, cliccate sulla campanella qua, proprio qui, tra le mie due antenne di zucca. Seguiteci anche su Instagram. Mi raccomando, buon Halloween a tutti, perché noi siamo i Cavalry Family. Ciao a tutti. Ciao. Guarda le bimbe che si divertono col cavarobot. Ma bellissimo.